Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi sono qua per un unboxing di un prodotto che dovrebbe essere abbastanza comodo per chi fa moto vlog. E adesso vado ad aprirlo. Ok, la scatolina è davvero molto leggera, io lo facevo più pesante questo prodotto, invece è molto ma molto leggero, almeno dalla scatolina. Ok, ed è questa cosa qua della Dango Design, che arrivano dal Lookup, dal Regno Unito, dall'Inghilterra. Ok, e questo è il nostro prodottino. Adesso vado a staccargli la fascetta. Ok, e voilà, ecco qua, abbiamo un po' tutti i nastri. Adesso andrò ad aprirlo bene. E questo, come vedete ragazzi, adesso ve lo faccio vedere meglio, questo ragazzi è un supporto per il casco, per la GoPro. Quindi, visto che ho in mente ragazzi di cambiare il casco, ho preso questo supportino qua, che dovrebbe essere abbastanza comodo e veloce anche da utilizzare. Qua c'è anche il nastro per la sicurezza, di sicura. Comunque, adesso prendo un casco e vi faccio vedere come va montato. Quindi molto facilmente questo supporto, ragazzi, qua il nostro casco, va messo in questa maniera. Così. E in teoria non dovrebbe muoversi, così da potermi permettere di fare questa visuale qua. È da un po' che stavo cercando un casco con la presa, però onestamente costano caro e alcuni altri non mi fidavo a comprarli perché venivano venduti solo online, quelli ad esempio della Ruro che hanno il loro attacco specifico, e gli altri, ho visto uno della Scorpion, un casco della Scorpion in fiera ECMA, però non ho ancora trovato in commercio, e quindi ho optato per questa opzione qua. Poi adesso vedremo, ho intenzione di cambiare il casco perché quello che sto usando è un po' vecchiotto, questo diciamo il casco di scorta, e quindi per quest'anno penso che questa opzione sarà la mia opzione definitiva. La cosa bella è che noi che facciamo motovlog, ok, che abbiamo bisogno anche del microfono, della GoPro e tutto, ecco, adesso non ho preso l'attacco, però ho qua la GoPro, ok, installata la nostra GoPro. Poi cosa per me, adesso prendo un microfono così a caso. Cosa per me interessante è che possiamo andare a prendere i microfoni, quelli i Rode o comunque i microfoni lavalier, diciamo i lavalier, ecco i lavalier, li possiamo mettere all'interno, ok, andare magari con una fascetta o qualcosa a fermare il cavo, comunque a tenere un po' più corto il cavo. E vedete come ho fatto qua, ho messo la clip così resta qua, in teoria non dovrebbe neanche dare molto fastidio. Adesso provo subito, quindi vado a installare il nostro supporto. Sto provando, comunque
vado a mettere il nostro supporto, se riesco. Ok, con dentro anche il microfono, qua c'è la nostra telecamera. Ok, vedete, tac. Adesso vedo se è comodo, no? No, dai, dovrebbe andare bene, ragazzi. Guardate, comunque farò una prova per questa cosa qua. Adesso in settimana, adesso sono domenica e sto facendo la domenica di Pasqua, sto facendo questo video per farvi vedere l'unboxing e farò un test che metterò appunto nel video successivamente. Metterò nel video e vi farò vedere anche il primo test con questa, con questo setup, con questa soluzione. Penso che sia una soluzione interessante. E niente, ci vediamo dopo il test per le conclusioni. Ed eccoci ragazzi per questo test prova di questo supporto del microfono della Action Cam. Sicuramente cambierà un po' la visuale e appunto volevo sapere un po' come trovate questa visuale. È un po' più bassa, però dato che la portano tutti così, voglio vedere un po' anche voi cosa ne pensate. Sicuramente sarà un po' da sistemare, magari metterla un po' più in su, però boh. Che mi sembra molto che punti verso il basso, però non lo so. Allora adesso mi fermo e controllo. Ok ragazzi, ho guardato un po' la visuale dalla telecamera e non mi sembra malvagia. Ditemi comunque voi nei commenti cosa ve ne sembra e ve ne pare. Beh, come vi ho detto, penso che sia una buona soluzione per cambiare ogni tanto anche la visuale e anche il supporto. Devo dire che a mio avviso è molto ma molto comodo, quindi questa in teoria, se mi date l'ok ragazzi, sarà la prossima visuale, il prossimo setup, se a voi vi gusta, se no tornerò al setup vecchio e la metterò un po' più in alto. Però qua comunque è, a mio avviso, sembra un po' più in prima persona. È un po' più immersivo, diciamo, nella moto. È vero che prende un po' più la moto, però non dovrebbe essere male. E andrò a giocare poi con la seconda inquadratura, che è questo coso qua. Andrò a metterla qua. E comunque adesso piano piano ragazzi sistemiamo tutto. Sto addocchiando anche o il drone o una camera 360. Pensavo di sono un po' confuso, cioè, non so cosa fare, se andare a migliorare il drone che ho oppure fare qualcosa di un po' diverso e andare a montare una camera 360, magari qua con una piccola asticella
diciamo che potrebbe essere un'idea anche quella. Cama 360 darebbe ancora più l'idea di quello che c'è attorno e sarebbe un po' più comoda per me da far partire, che sarebbe qua la premo e tutto, mentre il drone comunque è un po' più macchinoso, però secondo me è anche più bello, quindi tutte e due non è possibile, oppure tenere il drone che ho, usare ancora quello, anche se la qualità d'immagine è un po' inferiore e tanto lo uso poco, e diciamo implementare la camera 360. Sono un po' varie idee a cui sto ragionando, magari sempre nei commenti scrivetemi voi, visto che siete voi che guardate i video, ragazzi. E niente, ci vediamo dopo. Quindi niente ragazzi, questo era il test, spero che questo video e questo prodottino vi sia interessato, per me una soluzione molto buona, spero che la visuale dalla moto sia venuto bene. E niente ragazzi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace, e vi ricordo che il link di questo prodotto qua lo troverete come sempre in descrizione del video, un link di Amazon, e visto che l'ho comprato su Amazon. Quindi ragazzi, grazie ancora di aver visto questo video, ci vediamo alla prossima e ciao ciao!